Beh, mi auguro di sì. Anche perché pensate che io sono basso, quindi se alzate i microfoni sto dietro. Eccoci qua. Dicevo, sì, mi aspetto una bella risposta, anche perché nel film c'è una Salerno veramente bella da vedere, perché con la fotografia di Antonello Emidi abbiamo fatto un bellissimo lavoro fotografico, e dato che le luci d'artista sono state l'ispirazione del film, cioè da lì parte l'idea di venire a Salerno a girare il film, per cui è chiaro che sono state impreziosite e messe in evidenza. E poi, al di là di questo, è un film molto divertente, per cui vale la pena di andarlo a vedere. È chiaro che se vai a vedere un film in cui c'è la tua città, mi immagino che sia particolarmente divertente. In quante sale verrà proiettato? Oltre 100, e mi sembra per un film low budget, io l'ho chiamato addirittura love budget, perché è un film fatto con il cuore, con grande voglia e determinazione di tutti, e quindi riuscire in un periodo come Natale, quindi in un momento in cui c'è, per dire, escono 11 film, no, 13 film questa settimana, noi siamo uno di questi 13, e uscire in 100 copie con una piccola ma agguerritissima distribuzione, insomma, mi sembra un risultato da essere orgogliosi. Parte da Salerno, ma è di respiro interamente nazionale. Assolutamente, sì. Il film è ambientato a Salerno, ma non è per Salerno, è a Salerno, che è una cosa completamente diversa. È un film che ha un respiro nazionale, perché è un film che racconta una storia che potrebbe essere stata raccontata in qualunque altro posto. È a Salerno perché Salerno era particolarmente bella da vedere, e quindi è stata, fa parte, il luogo in cui si gira un film fa parte della storia, quindi si cercano luoghi che hanno qualcosa da raccontare. Salerno aveva da raccontare queste luci magiche e questa atmosfera natalizia che si sente più che in altre città, perché così curata, con queste luci, con questa vita, questo movimento che c'è in giro, e quindi si racconta anche questo. Dobbiamo